Rabbia e incredulità per le tre giornate di squalifica inflitte a Cristian Galano, preannuncio di reclamo inoltrato dal club. Il Pescara ha chiesto il procedimento d'urgenza, il ricorso sarà curato dall'avvocato Flavia Tortorella. Senza dubbio ingenuo il fantasista foggiano, ma la sceneggiata di Montalto è stata evidente. Assolutamente sproporzionata la sanzione di tre giornate. Questa la motivazione del giudice sportivo. Per avere al 24esimo del primo tempo a gioco fermo colpito con violenza un avversario con una manata al volto. Chissà cosa avrà scritto nel referto il direttore di gara Luca Massimi di Termoli. Niente buonsenso, regola non scritta, totalmente ignorata dal fischietto molisano. Un'assenza pesantissima. Galano, primo rosso diretto in carriera, e il bomber biancazzurro con 13 gol. L'attaccante più pericoloso. Sottil dovrà farne a meno. Col Frosinone in evidente calo, dalla ripresa delle ostilità, appena 5 punti e 3 KO, via libera sicuramente a Luca Clemenza. A questo punto imprescindibile, per tecnica, imprevedibilità e concretezza sotto porta. Probabile che il tecnico piemontese confermi la difesa a 3, Zappa e Balzano sulle fasce, la copertura del campo è stata senza dubbio migliore. Ne ha tratto giovamento lo stesso Memuscei, che da centrale di metà campo è più efficace, sa gestire meglio le forze, è più ordinato. Del resto la gamba di Ledian non può essere quella di qualche anno fa ed è assolutamente comprensibile. E poi Pucciarelli, che fa fatica a ricoprire il ruolo d'esterno d'attacco, è più trequartista o seconda punta. In generale Sottil è riuscito a trasmettere quella vis pugnandi, quella cazzim che per DNA non è proprio una peculiarità di questo gruppo. Una partita che ad un certo punto sembrava indirizzata e invece, soprattutto in 10 contro 10, la reazione è stata rabbiosa ma anche di qualità nelle giocate. In altri momenti il Pescara una gara del genere l'avrebbe strapersa. È l'aspetto di certo più positivo in una situazione di classifica oggettivamente peggiorata. Due vittorie, ha detto Sottil, per mettersi al sicuro. Restano appena 4 partite. L'amara realtà, il Pescara si trova dove non si sarebbe dovuto trovare. Per processi e valutazioni c'è tempo. Ora serve solo fare quadrato. Troppo importante mantenere la categoria. E allora testa, cuore e gambe per un finale ancora tutto da scrivere.